Con l'inizio della stagione sportiva 2022-2023 torna nella città degli Acai al trofeo Balocco CRF Città di Fossano. Giunto all'ottava edizione, il torneo si svolgerà nel weekend del 10 e dell'11 settembre. Il torneo, come di consueto, viene organizzato dal Fossano Calcio in compartecipazione con il Comune di Fossano, la ditta Balocco e con la Cassa di Risparmio di Fossano. Due giorni di incontri e di divertimento nella cornice dello stadio comunale Pochissimo e nel campo sintetico del Salice distante pochi metri. L'ottava edizione è riservata alla categoria esordienti 2010 e saranno protagoniste ben 20 squadre, di cui 10 professioniste. È un momento in cui purtroppo siamo stati colpiti da due lutti nell'arco di due mesi. Questo torneo era già stato istituzionalizzato prima, ho parlato con la famiglia per chiedere se era il caso di sospenderlo oppure andare avanti. La famiglia in maniera molto coesa ha detto no, avevamo deciso di farlo, continuiamo ad andare perché Alberto avrebbe voluto che questo torneo andasse avanti. È stato uno che ha creduto in questo torneo in tutte le varie occasioni, è sempre stato presente alle premiazioni, pertanto era un fervente, credeva molto in questo mondo di giovani che devono mettersi in competizione con le squadre professioniste perché vuol capire cosa vuol dire essere un giocatore di una squadra professionista. Andiamo avanti, siamo sicuri che lui da là sopra ci guarderà sopra seduto su una nuvola e ci darà sicuramente una mano per ottenere il massimo del risultato di questo torneo. Trofeo Balocco CRF, quest'anno con l'aggiunta della città di Fossano, che per noi è importante che il Comune entri a far parte di questa manifestazione, sicuramente l'ottavo anno, anche se dicevamo prima sarebbe stato il decimo a essere festeggiato se poi la pandemia ci ha fermato. Sicuramente la ripartenza non ha avuto scossoni perché abbiamo avuto le squadre professionistiche che nel giro, come diceva appunto prima il presidente Bessone, hanno detto di sì, molte purtroppo abbiamo dovuto dire di no perché poi i posti sono quelli, i campi non ce ne sono più di tanti, per cui ci siamo dovuti fermare, ma sicuramente oramai è un trofeo che negli anni andrà sempre a migliorare e sarà una realtà da tenere in considerazione per la provincia e per la regione, io direi anche. Con il nostro discorso di Academy Juve, durante l'anno i giocatori del Fossano, i ragazzini, spesso si confrontano con la realtà di Torino, la realtà più famosa di Torino, e quindi penso che per loro sia motivo di orgoglio e anche un po' di emozione andare a giocare e affrontare certi campi. Quindi sicuramente giocare sul nostro campo con tante realtà diverse così è per loro un motivo anche di crescita, nel senso che andare a confrontarsi sempre con le solite realtà di pari livello porta una certa crescita, ma andarsi a confrontare con realtà di livello maggiore sia dal punto emotivo sia dal punto di vista tecnico sul campo può essere determinante, sicuramente una grande emozione.